Quando l'amore si spegne di Mattia Michele De Rinaldis. Forza, Charlotte, andiamo! Ordinò Claudio con forza e prepotenza, in un tono che, a dir la verità, di amorevole non aveva nulla. Lei si mise a brontolare, come faceva ormai da un po' di tempo a questa parte, ma alla fine ubbidì alla solita maniera, purtroppo totalmente sottomessa al suo uomo. In realtà, Claudio sapeva che, forse, per lei era meglio evitare tutta quella strada. Si vedeva chiaramente che era stanca, ma gli serviva una prova che il loro amore non fosse giunto al capolinea, e sentiva dal più profondo del suo essere che tornare a Bormio, in quel piccolo paradiso che era stato il nido del loro amore passato, sarebbe stato l'unico modo per scoprire la verità, senza ulteriori menzogne. La coppia partì così alla volta della Valtellina, proprio mentre un timido sole sorgeva alle loro spalle, contornato da qualche piccola nuvola esuberante che tentava di ritagliarsi il suo spazio nel grande spettacolo dell'alba settembrina. Un pieno di benzina e via, verso la prova finale del loro amore, una gita alla riscoperta del passato, che avrebbe stabilito se quei vecchi sentimenti li accompagnavano ancora, o li avevano miseramente abbandonati. Con questa premessa, qualcuno di sicuro penserà: che coppia gloriosa! Ma credo che approfondire meglio questa storia sia fondamentale. Dovete sapere che Claudio Terzi era un uomo dalle grandi caratteristiche. Aveva una grande pancia, una grande cassa toracica da riempire di nicotina e una grande testa, senza capelli e con uno squallido riportino. Sicuramente non era George Clooney, anzi, a dirla tutta, era proprio un perfetto idiota. Era uno di quei tipici uomini grassi, sociopatici e bisunti, per intenderci. Gli idealisti erano soliti dire che l'essere umano è una splendida creatura, per metà angelo e per metà demone. Claudio Terzi invece era per metà facocero e per metà cinghiale. Svelato questo altarino, vi chiederete: come avrà mai fatto questa persona a trovare la propria dolce metà? In effetti, la sua lista personale di conquiste femminili era scarsa, anche se ciò non vuol dire che non provasse amore. Anzi, si era innamorato per ben 27 volte, e per ben 27 volte era stato deriso e rifiutato. E sinceramente, come dargli torto? Ma tutto cambiò quando nella sua vita, in un giorno di focosa estate, arrivò lei. La incontrò per caso in un parcheggio, così, inaspettatamente. E proprio quel giorno, Cupido decise di giocare con le sue frecce. E per me, aveva sbagliato mira, non c'è altra spiegazione. Charlotte era lì, che lo fissava, totalmente estasiata. Il corpo slanciato dalle curve generose, la chioma rossa che rifletteva sotto i raggi del sole, quegli occhi grigiastri penetranti ed aggressivi, ribelli, come il suo carattere, che Claudio, col tempo, imparò a controllare. Insomma, fu amore a prima vista. «Non te la puoi permettere una così, è troppo bella!» gli ripetevano i suoi rozzi amici del bar, deridendolo. Ma contro ogni pronostico, Claudio ci riuscì. Il destino li aveva riuniti e una piccola scintilla divenne presto un incendio di sentimenti. Charlotte era conquistata e Claudio, per lei, era perso.
i due erano talmente innamorati l'uno dell'altra che spesso, nei ponti o nei fine settimana, partivano all'improvviso, senza avvisare nessuno, verso splendide gite d'amore. Andarono a Verona, Firenze, Roma, girarono tutto il Canton Ticino assieme, tra un'effusione e l'altra. E poi, ovviamente, Bormio, la splendida Bormio, il loro primo viaggio assieme, in cui lei, con un solo sguardo accattivante, gli aveva confessato senza bisogno di troppe futili parole il suo amore eterno. Insomma, tutto andava per il meglio. Una storia più bella di qualsiasi film romantico hollywoodiano. Finché poi non arrivò lui, il terzo incomodo di ogni coppia perfetta, Marco Gervini. Meccanico di professione, alto, con una voluminosa criniera bionda sulla testa e due occhi azzurri che erano in grado di scrutare nell'animo femminile, scoprendone ogni segreto. Entrambi gli amanti ovviamente rinnegavano tutto, ma Claudio sapeva che Charlotte lo desiderava, lo bramava ardentemente. Si capiva dai suoi brontolii sempre più continui, da come appariva spenta dentro casa e stanca quando uscivano la sera. Tutti i suoi pensieri, in ogni singolo dannato secondo, erano rivolti a quello svitato meccanico dai tratti angelici. Claudio perse la testa. Andò persino dal suo rivale in persona a chiedergli «Perché?», a urlargli in faccia «Cosa c'è? Dimmi la verità!» «Non c'è niente, lo giuro!» gli aveva risposto lui, tutto intimidito. E così, i due innamorati erano finiti lì, su una lunga strada verso Bormio, per avere la prova che il loro amore fosse veramente esaurito. E doveva essere proprio così, perché Charlotte non era grintosa e felice come nelle vecchie gite passate, anzi, si lamentava in continuazione. Claudio rimase in silenzio per lungo tempo, facendo finta di niente, cercando di distrarsi con la guida. Ma dopo un po', ignorarla divenne impossibile. «Perché fai così, Charlotte? Non ti piaccio più!» esplose. Ma lei non gli prestava attenzione. Sperava fortemente che Claudio se ne accorgesse da solo che era finita. Ma lui andò avanti, imperterrito, e così dovette infine gridargli in faccia tutta la verità. Iniziò ad urlare, forte, così forte che in quel momento Claudio giurò di aver visto del fumo uscire dalla sua testa. «No, non farlo, ti prego!» la supplicò, ma lei continuò a sgolarsi fino a confessargli la pura verità. Era finita. E infatti, dopo un ultimo urlo, Charlotte si spense. Dal suo motore usciva una coltre di fumo nero che trasformava il rosso fuoco del cofano in un grigiastro cupo. Claudio accostò, provando a farla ripartire, ma Charlotte, il suo più grande amore, l'aveva tradito. Rimase fermo per un po' a guardare il volante. Era perplesso. «Eppure il meccanico aveva giurato che non c'era niente!» esclamò scendendo dall'auto. Non aveva nemmeno il telefono per chiamare il carro attrezzi. E per arrivare fino a un bar o una cabina telefonica sarebbe stata una lunga, interminabile camminata.